tutta la parola di oggi è rivelatoria, è una parola di si rivela lo sposo, si rivela lo sposo e rivelandosi lo sposo rivela il padre, rivela Dio. E capovolge completamente tutti i nostri pensieri. È il Vangelo, ma se vogliamo la prima lettura, che raccoglie tantissimi testi dell'Antico Testamento in questa linea, i miei pensieri sono diversi dai vostri, le mie vie sono diverse dalle vostre, la parola di Paolo, la parola del Vangelo, perché il demonio, dicendoci che saremmo potuti diventare come Dio, ha fatto in modo, è riuscito, nell'intento di mettere nella nostra testa Dio come un uomo. Se il demonio ci dice, quando ogni volta che il demonio ci dice, in una forma o nell'altra, tu sei come Dio, tu puoi diventare come Dio, ingannandoti così, ti stai ingannando su Dio, perché per poterti dire tu puoi diventare come Dio, già ti ha detto che Dio è come te, già ti ha detto che Dio è un uomo, che Dio ha i tuoi stessi limiti, per cui tu fai di Dio una tua caricatura, per cui io penso a Dio come penso all'uomo, con i miei schemi, con i miei criteri, con il mio modo di pensare, con il mio modo di vedere, con la mia giustizia, quella che appare nel Vangelo, è questo. Allora Dio, siccome noi viviamo così, quel mondo vive così, proprio quelli che dicono che l'uomo ha costruito Dio, stanno dicendo una menzogna, perché non è possibile, un uomo non avrebbe potuto mai costruire un Dio trascendente. Infatti, tutti quelli che sono, diciamo, atei, eccetera, si abbandonano alle ideologie, tutti i fascismi, i comunismi, tutte le ideologie che fanno il paradiso in terra, che fanno di Dio un uomo, idolatria, si chiama l'idolatria. Allora, Dio che è geloso, Dio che ha un amore infinito per tutti noi, ha cominciato una storia con Abramo, è arrivata a culminante con Cristo, per smentire questo. Per questo che cosa ha fatto? Si è rivelato attraverso il suo figlio Gesù Cristo, che ha capovolto completamente tutti i criteri umani. Cioè ci ha preso e ci ha rivoltati come un calzino. Perché? Perché Dio si è fatto l'ultimo. Dio, che è Dio, dice San Paolo, si è fatto l'ultimo degli ultimi. Si è fatto peccato, si è fatto maledizione per distruggere tutti i miei schemi su Dio e quindi su me stesso e quindi su me Dio della mia vita, della mia famiglia, del mio lavoro, con i miei figli, con i miei generi, con il mio genero. Cioè sono Dio e so quello che è buono per mia figlia. Sei invidioso. Sapete chi è invidioso? È Caino l'invidioso. Invidia, però invidia vuol dire guardare con uno sguardo storto, quello vuol dire, in latino. Vedere tutto storto, vedere tutto falso, vedere tutto, non vedere la realtà, essere ubriachi, dalla menzogna del demonio. Per questo io vedo mio marito, ma lo vedo un'altra cosa. Io vedo mia moglie, vedo un'altra persona. Vedo i miei figli, vedo un'altra cosa, non vedo la realtà, ma la interpreto come la interpreta il demonio. E Dio deve entrare lì dentro, Dio deve entrare in quello schema, molto piccolo, molto piccino. Questo è la radice, la fonte avvelenata di tutti i nostri problemi. Tu, uno sguardo invidioso. Sei invidioso perché io sono buono? Cioè tu mi guardi male perché io ti sconvolgo? Perché io sono così oltre il tuo immaginare l'amore, oltre il tuo immaginare il destino, la vita di tuo figlio, di tua figlia, dei tuoi nipoti, del tuo matrimonio, la tua salute. Tu sei invidioso, cioè non è che invidi, tu vorresti essere come me? No, tu vorresti che io fossi come te, ma dice la scrittura, io non sono un uomo, per questo ti conservo ancora pietà, abbiamo letto nel libro di Osea, per questo ti conservo ancora pietà, perché se fossi come un uomo, tonto, tu non esisteresti qua. Se fossi come un uomo, non ti avrei mandato fuori dal paradiso per poterci rientrare conoscendomi veramente, offrendoti un cammino di conversione, che è il lavoro di cui parla oggi il Vangelo, che è la relazione difficile con tua moglie, tutto quello che leggiamo nelle conseguenze del peccato di Adamo ed Eva. Se fossi stato un uomo, io ti avrei distrutto, come tu distruggi chi ti accanto, come tu distruggi e giudichi chi fa il male. Perché? Perché il demonio ti continua ad ingannare dicendoti che tu sei il primo, tu sei come Dio, che tu sei il primo, io ti ho chiesto, e riesci a pervertire
il tuo essere prete, ogni chiamata, questa è una chiamata, non si fa una chiamata, il tuo essere prete, il tuo essere monaca, il tuo essere madre, il tuo essere moglie, il tuo essere marito, padre, quello che sia, lo continui a pervertire, continui a pervertire la mia chiamata, il mio amore, perché continui a rinchiuderlo nei tuoi schemi, ancora sei centrato su te stesso, io posso essere, lo sono mille volte al giorno, un prete centrato su me stesso, tu sei centrata su te stessa, tu sei una moglie, una madre, una suocera, centrata su te stessa, sui tuoi schemi, tu sei Dio, per questo so, perché non riesci a vedere più che il tuo naso, stavo in aereo e c'era sotto un manto enorme di nuvole bianche, e noi sull'aereo stavamo vedendo un cielo azzurro bellissimo e solo sole, ma noi siamo sotto, oppressi dal nemico, che ci dice che quella è la realtà, che finisce lì, su quelle nuvole, che tuo genero ha lasciato tua figlia, è la fine del mondo, è la morte, non c'è più speranza. Quelli che stanno buttati lì, sulla piazza. Ma quello è bello? Tu soffri, no? Tu soffri senza lavorare nella vigna, cioè senza amare, senza dare la tua vita. Soffri. Puoi dire tutta la giustizia che vuoi, puoi farti tutte le giustizie che vuoi, giustizie umane. Puoi farti Dio quanto vuoi, e puoi giudicare, e puoi mormorare, e puoi dire che tuo genero, che tua suocera, che tuo nipote, che tuo fratello, che tuo cognato è un mostro, e puoi lottare contro lui per salvare le vittime del male degli altri, e sei infelice. Non riposi e sei più triste di prima. Allora Gesù Cristo è venuto e si è fatto ultimo. Perché Cristo può uscire, Cristo risorto che esce all'alba, e può cominciare a chiamare, secondo il suo disegno, ogni giorno anche l'ultimo, e perché lui può dare all'ultimo lo stesso che aveva pattuito con quell'altro. Quale giustizia lui ha in mente? Quale giustizia lui sta portando a compimento? La giustizia della croce, fratello. La giustizia che salva l'insalvabile. C'è solo un problema, uno grandissimo, che non pensiamo che il demonio riesce a nasconderci la realtà, e che gli ultimi siamo noi, tutti, anche i primi erano ultimi, anche i primi sarebbero rimasti lì, senza lavoro, se non fosse uscito lo sposo a dire vuoi sposarti con me? Se non fosse uscito a contrattarli. Chi non lavora è un uomo distrutto, non può portare da mangiare alla sua famiglia, non c'è la dignità, cioè prima del peccato originale il lavoro era degno, cioè era la collaborazione con Dio, era immagine e somiglianza, era una parte che ti faceva immagine e somiglianza di Dio, rompendo con il peccato, il lavoro diventa sudore, diventa fatica, diventa quello che noi viviamo tutti i giorni, ma Cristo è entrato lì, Cristo ti ha fatto ultimo, Cristo ti ha fatto maledizione e ti offre oggi la possibilità a te che non lo meriti, a me che non lo merito, offre a te che ci siamo lì buttati senza dignità, che non troviamo un senso non solo alla nostra vita molte volte, perché siamo anziani, perché ci fa male tutto, perché non abbiamo forza, perché non ci ricordiamo le cose, perché dobbiamo chiedere aiuto, perché non abbiamo soldi, perché nel lavoro sempre falliamo, perché sono adulto e straadulto e devo un'altra volta stare sotto padrone, perché tante cose che tutti noi viviamo, soprattutto le cose delle nostre famiglie che ci fanno tanto soffrire, e viviamo così, senza un senso, senza una dignità, senza un valore nella nostra vita. Ma Cristo viene a dare valore alla tua vita, con la sua chiamata, perché si è messo lui lì, perché lui ha preso il tuo posto, ha preso l'ultimo posto, il posto indegno, il posto di quello che non c'ha diritti, il posto delle prostitute, dei pubblicani, che vi passeranno davanti. Viene il Messia e sconvolge Israele, sconvolge il loro schema buonino, legalista, e sconvolge il mio e il tuo, di giustizia. Perché tu non sai cosa è buono per tua figlia. Io non so cosa è buono per me, non so cosa è buono per nessuno, solo Dio lo sa. Perché una sola cosa è quella di cui abbiamo tutti bisogno, che è Cristo. E questo il denaro che ha pattuito con Gesù. L'alleanza, rinnovata nel suo sangue, la nuova ed eterna alleanza, la vita eterna. Dice il regno dei cieli è simile. Il salario è il regno dei cieli. E il regno dei cieli è Cristo. E tu ed io oggi possiamo sperimentare le primizie del regno dei cieli entrando esattamente nella vigna come, quando, dove ha pensato il Signore. E se hai bisogno di essere umiliato, e se io ho bisogno di stare lì all'ultimo posto, e vedo che tanti mi passano avanti, vedo che tanti sono più bravi, tanti sono più intelligenti, tanti hanno più successo, la famiglia gli va bene, i figli stanno bene, non hanno malattie, eccetera, eccetera. E io sono rimasto vedovo più giovane, eccetera, eccetera. È perché per me c'è una sola cosa che è migliore, è Cristo. Non c'è altro nella vita. È solo Cristo quello che è migliore per te. Non è morire per morire, è Cristo. Il morire è migliore perché è Cristo. Perché io sto con Cristo perfettamente. Ma perché San Paolo può dire che morire è migliore? Perché Cristo è morto per lui. Allora, se Cristo è morto per me, morire è migliore. Perché se solo uno è venuto a contrattare questi disgraziati che nessuno voleva contrattare.
Questi indegni, questi incapaci forse, questi che li vedevi lì, sono stati i peggio extracomunitari che proprio fanno schifo, puzzano, che rubano, chi li contratta, chi li viene a chiamare, manco per raccogliere i pomodori? Sei tu, sono io, l'ultimo! Ma Cristo è venuto a raccogliere te, quando nessuno ti raccoglierebbe. Lo dice tutta la scrittura, lo dice San Paolo, considerate la vostra chiamata. Non ci sono intelligenti, non ci sono sapienti, c'è il nulla, dice, non, ci sono quelli ignobili, cioè quelli che non hanno, quelli abbandonati dai suoi genitori, che a quel tempo era normalissimo, soprattutto le femmine, buttate lì così, in tutte le piazze delle città dell'impero romano. Quelle Cristo ha preso, gli ultimi. Chi ha questa esperienza? Chi ha questa esperienza di essere amato così? Che nessuno l'ha amato, quindi ha fatto un cammino serio di umiliazione, vedendo che l'unica cosa importante nella vita è quella che dà valore alla mia vita, cioè Cristo. L'unico che veramente mi ama, l'unico che veramente riempie e colma, l'unico che mi consola, che sta con la mia solitudine, l'unico che dà valore a me è Cristo. Allora io lo spero per me e per chi mi accanto. Non posso giudicare nessuno, perché chi non ha Cristo è morto. Chi non ha Cristo è un disgraziato. Se tuo genero non ha Cristo, ma poco ancora gli ha fatto a tua figlia, a tuo figlio. Se io non ho Cristo, posso fare tutto. Ma se ho Cristo, la mia vita cambia. Ma se ho Cristo, entro nel legno. Camminando, cioè lavorando nella vigna, facendo la volontà di Dio, gusto, pregusto, prendo questo assaggio, questo antipasto del regno dei cieli, e comincio a guardare le cose con gli occhi di Dio. Cioè, tutto capovolto, tutto completamente capovolto. Quella menzogna del demonio che mi ha detto che Dio è come un uomo, è smentita dalla croce di nostro Signore Gesù Cristo. Perché nessuno amerebbe così il peccatore, nessuno amerebbe così te e me, l'ultimo che dovrebbe essere amato, l'ultimo che c'ha diritto. E diventi il primo come il buon ladrone. Oggi sarai con me nel regno dei cieli. Chi ha fatto questa esperienza, guarda tutto in maniera diversa. Non mormora, come il figlio maggiore della parabola, il figlio prodigo. È sazio, ma mi ama Cristo, ma di che cosa ho bisogno? Già c'ho il cielo, non vedo l'ora di arrivarci, non vedo l'ora. Se devo stare qui per dare frutto, per lavorare con frutto, cioè amare, annunciare a Cristo, che attraverso di me l'immagine e la somiglianza di Dio arrivi a mio cognato, arrivi al mio genero disgraziato, ma io sto qui sulla terra, ma se no, ma quello che io desidero è stare con Lui, perché Lui ha desiderato stare con me fino a morire per me. Lo sposo che si dà a me. Questa relazione con Cristo che si dà nella vigna, che è la comunità cristiana, salva tua figlia. Tua figlia è salvata solo se ha una speranza nella vita a cui aggrappare la sua vita. Quale? Cristo. Se vede Cristo vivo in te, tua figlia è salvata. Lo sento anche per tua figlia? Chi lo dice che se il marito va via il matrimonio finisce? Per la Chiesa il matrimonio non è finito. Per la Chiesa quel matrimonio ha quella situazione. Ma tua figlia è sposata con quell'uomo, che ha altre 5 donne. Sì, sì, è sposata con lui. È come se avesse avuto un ictus, ha avuto un ictus interiore, alla carne, alla ciccia, gli piaceva la rumena dei 20 anni, è andata con la rumena dei 20 anni. Ma se ci avesse un ictus non è più matrimonio. Se sta lì non ci vuole più fare l'amore, lo devi servire la mattina al sera, a 40 anni è piato un ictus. Non è matrimonio? È matrimonio. Come non è matrimonio? E si può santificare, cioè può avere quell'alleanza con Cristo? Certamente, se ha Cristo. Ma come può sperare tua figlia? Come può sperare il vicino di casa? Come può sperare, come posso trasmettere la fede alla nuova generazione se non vede in me l'amore di Cristo fatto carne? Lo può vedere soltanto qui. Perché solo in questo posto, chi è primo e chi è ultimo, riceve lo stesso salario. Cristo. Qui non ci sono altri del comunismo. Qui siamo tutti diversi, ma amati allo stesso modo. No, tutti uguali. Tutti diversi. Benissimo qua. Tutta la lista dei peccati di questa settimana. Tutti uniti. Eppure Cristo, vieni, ecco, il mio corpo, il mio sangue per me. Vieni con me. Vieni nella vita eterna. Gioisci con me. Un denaro era giusto quello che serviva per sopravvivere un giorno nella manna. Chi mi fa sopravvivere a me è Cristo. Chi mi dà la vita oggi è Cristo. E oggi Cristo senza condizioni si dona a tutti. Questa è la vita. Desideri questo più di tutto? Più di ogni altra cosa? Lo desideri? Perché se desideri questo, come desidera ardentemente Cristo te oggi, mangiare con te questa Pasqua, allora vedrai che tuo figlio si salverà. Vedrai che quel figlio si salverà. Vedrai che quel nipote si salverà. Perché non potrà resistere a questo bagliore, a quell'amore che risplenderà in te. Senza fare nulla. Magari all'ultimo respiro, quel bagliore, quel che tu hai avuto bisogno di tanti anni di cammino, arriverà a noi. Lui dirà, perdonami. Entrare nel regno dei cieli come il figlio proprio. Allora, convertiamoci all'amore di Dio, lasciamoci amare, lasciamoci impalmare dallo sposo. Non c'è altro, fratelli, nella vita. Tutto passa, tutto. Ma se tu, anziano, ho l'esperienza che non ci vedo più, ho l'esperienza che i soldi non mi possono fare, non possono fare che mia moglie ritorni un po' più giovane o che mi riconosca. Se io ho capito tutto questo, come posso pretendere queste cose per i miei figli? Se a me quello che mi sostiene oggi è Cristo.
Se mia figlia oggi sperimenta quello che io a 85, 90 anni sto sperimentando, beata te che oggi piangi, dovresti dire a tua figlia. Perché Cristo si fa tuo sposo, perché Cristo viene a lasciare tutte le tue lacrime, perché lo fa con me, perché lo visto nella mia vita. Beati i poveri, beati gli ultimi, beati quelli che hanno capito cos'è la vita, che hanno capito che solo Cristo ci salva e desiderano soltanto stare con Lui. Noi siamo nella Chiesa per viverlo e per manifestarlo a tutti.